Buongiorno. Allora, come avrete notato, siamo ancora a Londra. Dico la verità, vloggare a Londra è tipo una delle cose mie preferite. Non so come spiegarlo, mi sento proprio a casa, mi sento... Non lo so, mi piace. È una città che mi ispira fortemente, non so come spiegarlo. Tipo ogni angoletto, ogni palazzo, ogni fottuto incrocio, non lo so, mi piace tutto, quindi voglio stare lì a riprendere qualsiasi cosa. E non lo so, mi rende felice. In realtà questo è l'ultimo giorno, diciamo è l'ultimo giorno intero, perché poi in realtà domani parto tardi, tipo verso le 18. Quindi domani mattina io pensavo di farmi qualche giretto, però insomma... Sì, oggi lo considero come l'ultimo giorno. Ho veramente zero programmi per oggi. Non so che cosa farò della mia giornata. Come d'altronde il resto delle giornate che ho passato qua. Sto facendo tutto un po' come me la sento, capito? Cerco magari la sera prima cose da vedere a Londra. Oppure, che ne so, mi faccio consigliare e vado. Essenzialmente penso sia anche per questo che mi sto godendo Londra così tanto, perché sto facendo proprio il cacchio che mi pare senza nessun pensiero del tipo oddio devo fare questo, questo, quest'altro, perché sennò poi dopo butto il tempo. No, lo sto facendo proprio con il chill, con la consapevolezza che sicuramente tornerò presto, perché voglio ritornare presto, perché amo questa città. Quindi dico sì, questa volta faccio questo e poi magari la prossima volta faccio altro, capito? Non ho paura di perdermi cose. Comunque ora come ora sono a St. Paul Cathedral, come potete ben vedere. Mi sono presa il mio caffè, adesso me lo godo in santa pace e poi penso proprio che salirò lì su. Se non sbaglio costa tipo 20 pound salire, però mi hanno detto che ne vale la pena, è proprio una bella vista e why not. Va bene, a questo punto direi che ho parlato abbastanza, mi godo il mio caffè. £23 per questo biglietto. Speriamo ne valga la pena. Ho appena salito quasi tutta la cattedrale. In questo momento sono qui alla Stone Gallery. Però noi non ci fermiamo. Si va alla Golden Gallery. Non si molla un cazzo. Sono in cima a Londra. Penso che questa sia una delle esperienze più emozionanti che mi sia mai capitata. Forse sono troppo alta per questa cattedrale. Posso dire, secondo me scendere è la cosa più spaventosa. Appena uscito dalla cattedrale e questa è la situazione, i capelli. Aiuto. C'era un botto di vento, quindi adesso sembro letteralmente pazza. Posso andare in giro così? Chi se ne frega. Questo è il bello di andare in giro da soli. Non è un problema se sei brutta, se puzzi, se ti puzzano le ascelle, i piedi. Chi se ne frega? Tanto non c'è nessuno con te. Non mi puzzano le ascelle comunque, era per dire. Era palesemente per dire. Comunque la tosse non mi abbandona, eh. Lei con me per sempre. A parte questo, penso proprio che andrò a cercare il cibo. Ho deciso che andrò in questo mercato, che probabilmente voi conoscerete perché è super e penso sia uno dei mercati di cibo più famosi di Londra. Si chiama Borough Market. Sembra molto molto bello e non è neanche troppo lontano. Insomma, a piedi sono 24 minuti e in autobus 14. A questo punto sti cavoli e me la faccio a piedi. Si va a mangiare?
mercato e raga c'è troppa scelta, non so che cacchio mangiarmi. C'è letteralmente di tutto, dai panini tipo hamburger alla paella a qualsiasi tipo di roba asiatica eccetera eccetera. Io già sono indecisa di mio, ci manca soltanto avere così tanta scelta. Sto completamente sfacelando a questo punto, non sto scherzando. Sono tornata in camera e sono abbastanza distrutta, dico la verità. Sarà che in questi giorni non mi sono fermata un secondo, però sono morta. In realtà volevo fare altri giri, soltanto che, come dicevo stamattina, non mi va di correre appresso alle cose da fare, non so come dire, me le voglio godere. E se vado che sono stanca morta e vado perché le devo vedere, cioè, capito, perché lo devo fare, non è una cosa che mi piace, va bene? Quindi ho deciso, vabbè, mi riposo un po'. Anche perché questa sera torno alla mia cugina. E tra l'altro, oltre a mia cugina ci sarà anche mia nipote. L'avete già vista sul canale, si chiama Greta. E l'ultima volta che l'avete vista stavamo per scassarli. Qualcuno di voi mi ha detto che forse non è nipote, ma è pro-cugina, perché è figlia di un'altra mia cugina. Ho un botto di cugini e cugine, quindi non vi spaventate. Siccome lei è venuta qui qualche mese per fare scuola in Inghilterra, niente, questo fine settimana viene a vedere mia cugina e quindi reunion, ci becchiamo tutti insieme. Ora come ora sto al computer, sto scaricando alcune delle clip che ho filmato in questi giorni / clip vecchie. Vorrei potervi trasmettere, anche se non sembra in questo momento perché sono stanca morta, quanto cacchio mi piace Londra e quanto mi piace viaggiare da sola. Non lo so, io forse lo dico sempre, vi annoierò con questo discorso, però secondo me saper stare da soli è una cosa importantissima, e così saper viaggiare da soli. Non dico che per forza bisogna riuscire a fare un viaggio da soli dall'altra parte del mondo, ok? Però anche una gita tipo fuori porta, che ne so, al mare, bisognerebbe sapere stare da soli. Io sento tantissime persone che non ce la fanno, devono chiamare qualcuno oppure devono stare sempre, capito, in contatto con gente, non riescono a stare da soli. Non lo so, forse io sono l'esatto opposto, quindi ho quasi bisogno di non parlare con nessuno. Però, capito, ci dovrebbe essere una via di mezzo. Comunque, alla fine del giorno e alla fine di tutto siamo noi. Quindi, se non stiamo bene con noi stessi, come possiamo pensare di stare bene in generale, no? C'erano alcune persone che su Instagram mi hanno chiesto: come fai a fare viaggi da sola? Dacci qualche consiglio, cose varie. Non saprei darvi dei consigli specifici, perché comunque è una cosa che mi viene abbastanza naturale. Però sicuramente una delle cose che consiglio è rendersi conto nel momento il fatto che quando siete da soli e state facendo un viaggio, state veramente a pieno facendo quello che vi pare. Quindi godetevi quel momento e rendetevi conto, scoprite quello che vi piace, scoprite quello che vi piace fare, quello che vi piace vedere, i ritmi che vi piacciono. Questa è una cosa importantissima, perché una volta che sai queste cose di te, poi dopo quando vai in giro con altre persone sai come giustarti la situazione, capito? Tipo, che so, a te piace svegliarti presto, no? Trova un compromesso con quella persona, allora glielo dici, guarda, io ho scoperto che mi piace tanto svegliarmi presto e fare i miei giri. Se tu vuoi farti i capri tuoi, dormire tanto, io mi sveglio presto e faccio i giri, capito? La serie. Questo non è scontato, perché molto spesso le persone si adattano alle cose degli altri e quindi rimangono tipo depresse, perché vorrebbero fare delle cose e invece non le fanno per paura degli altri. Scoprite quello che vi piace fare prima da soli e poi fatelo, applicatelo anche con le altre persone, perché come dicevo prima, se imparate a stare bene con voi stessi, poi dopo sapete come stare bene anche con gli altri, perché è importante sapere ciò che ci fa stare bene. Non so se ha senso con queste cose che sto dicendo, però io mi rendo conto quando faccio viaggi da sola di crescere tanto. Mi sento più indipendente, più sicura di me, più sicura dei miei gusti, più sicura di tutto. Mi sento più sicura quando faccio viaggi da sola. A questo punto penso sia la stanchezza a parlare. Mi sento profonda. No, non lo so, guarda, fatemi stare zitta, rispondetemi male nei commenti di me. Sei una cretina? Non dire stupidaggini. Grazie. Va bene, io me ne vado. Ciao. Ciao. Ciao.
Vai, fallo. Ottobre, figlia, basta. Ottobre. E poi? Ma perché? Ma so, perché? Io dico, oddio mio, è settembre. Ah, bello. Esatto. Eccoci, ci sarà un vento bestiale, non capirete niente di quello che dico. Purtroppo la luce non mi sta aiutando. Quella dietro di me è Portobello Road. È un mercato strafamoso di Londra, vabbè, penso che tutti quanti lo conosciate. È un misto tra vintage slash bancarelle X. Che figata di macchina! È una Porsche, infatti. E niente, sono qui con mia pro-cugina, a quanto pare, che voi conoscete, penso ormai la conosciate, no? Avete visto i vecchi video, vero? Comunque adesso ci facciamo un giro qua, vediamo se c'è qualche cosa di interessante. E spero di sì, perché adoro le cose vintage. L'unica cosa è che qua a Londra costa tutto un botto, soprattutto il vintage. Cosa assurda, perché sono robe usate, perché costa così tanto. Però niente, speriamo di trovare qualche cosa di carino. Let's go. Io purtroppo vado matta per queste cacate, quanto mi piace. Ma sono degli elastici, che carini. Ma che cacchio ci fai con una roba del genere, mi chiedo. Cioè, le prenderai tutte, per carità, però che cacchio ci fai? Questo negozietto vintage super figo, tra l'altro abbiamo scoperto che c'è pure la parte sotto, è pieno di roba. L'unica cosa è che costa tantissimo. No, c'è troppa musica. Copyright! Copyright! Slay. Se fosse stata quella bandiera in inglese su, sì, l'avrei presa. No, vabbè, questi vestiti sono pazzeschi! Sobrio! Queste scarpe sono letteralmente una figata. Sono quelle scarpe tipiche brutte ma belle, non so come spiegarlo. Quel vintage brutto che però è vintage, quindi è bello. Fighe! No, questa è pazzesca. C'ho pure il 5, raga. Ed è rossa. Però è piccola, perché se fosse stata tipo extra large l'avrei presa tipo subito.